Nel cuore della provincia sarda del Medio Campedano sorge San Gavino Monreale, grazioso comune che conta oggi oltre 9.000 abitanti. San Gavino Monreale è una cittadina di 9.000 abitanti situata al centro della provincia del Medio Campidano. L'economia di questa nostra cittadina è prevalentemente agricola. Il nostro paese è situato al centro della provincia del Medio Campidano ed è collegata sia con le strade di comunicazione cosiddette per quanto riguarda la locomozione su gommato, sia quella della ferrovia. Infatti, pur essendo un paese di soli 9.000 abitanti e quindi anche inferiore a altri comuni del circondario, come importanza, come centralità, non solo geografica ma anche demografica, diciamo che San Gavino è proprio il centro della provincia del Medio Campidano. Sul nostro paese gravitano qualcosa come 80-90.000 abitanti, quasi l'80% dell'intera provincia. La piana del Campidano è dominata dal sistema collinare di Monreale, sul quale ancora oggi è possibile ammirare i resti di un castello fortificato. La sua costruzione è anteriore al 1100. La fortezza fu fatta edificare a presidio del confine interno del Giudicato di Arborea, di cui San Gavino Monreale faceva parte. Il mastio, nucleo della grande struttura, è collocato sulla collina più elevata, a poco meno di 300 metri sul livello del mare. La storia di San Gavino ripercorre le tappe più importanti della storia della Sardegna. Era infatti, sin dal periodo giudicale, il centro della curatoria di Bonorsoli, della zona del Monreale, quindi era il paese più importante. Si dice che contasse allora nel 1400 circa 3.000 abitanti. Era quindi centro di smistamento, era il confine del Giudicato di Arborea, con a fianco la fortezza del Giudicato che è il castello di Monreale e con la presenza a San Gavino della chiesa di San Gavino Martire, appunto, che era allora un convento, si dice un convento di suore, che conteneva la cappella dei giudici d'Arborea, che venivano, quando si trovavano nella fortezza del castello, venivano qui per i loro ritiri spirituali. Tant'è che tutto questo è confermato oggi dalla
scoperta della presenza nell'abside della chiesa dei peduci che raffigurano i quattro giudici d'Arborea, unica immagine conosciuta in Sardegna e insomma nella storia del periodo giudicale. Alla storia, San Gavino poi venne decimata dalla peste del 1600 e quindi venne quasi portata allo sterminio totale e venne poi ripopolata successivamente con proprio da gente che proveniva da altri territori. Il territorio di San Gavino Monreale ospita numerosi edifici di culto. La chiesa dedicata a San Gavino Martire, patrono del paese, è uno splendido esempio di architettura gotica trecentesca, anche se l'edificio è giunto a noi sensibilmente modificato rispetto alla sua struttura originaria. L'unica parte che si è mantenuta intatta è il bellissimo abside in pietra calcarea e vulcanica. Le sue volte sono sorrette da quattro mensole scolpite che riproducono figure antropomorfe. Ubicata in una posizione più centrale è la chiesa dedicata a Santa Chiara, costruita intorno al XV secolo, il cui campanile originario, risalente al Settecento, è stato sostituito da uno di fattura più moderna, situato sul lato sinistro dell'edificio. Nella seconda metà del Novecento è stata eretta la chiesa di Santa Teresa, divenuta parrocchia nel 1971. La struttura religiosa più importante del paese è il complesso conventuale di Santa Lucia. Il suo aspetto attuale è la conseguenza di numerosi rifacimenti che si sono susseguiti nel corso dei secoli. Si pensa che il convento fosse abitato dai monaci basiliani prima dell'anno 1000. Santa Lucia nacque come primo insediamento dei frati basiliani, che sono coloro che hanno portato in Italia e in Sardegna la cultura dello zafferano. Quindi un legame stretto con questa attività. Convento che poi venne successivamente ampliato dalla presenza dei frati francescani e dove è presente questo pregevole esempio di chiostro costruito interamente con legname di ginepro, di cui si possono sicuramente ammirare gli splendori ancora oggi in un'arte così povera, un prodotto di altissima qualità, diciamo, perché è innegabile che il chiostro oggi rappresenta anche un valore artistico di notevole importanza. La sua particolare collocazione geografica rende San Gavino Monreale un punto di partenza ideale per intraprendere interessanti itinerari storici, archeologici e naturalistici.
offre, oltre a tutte queste cose, anche la possibilità di avere un buon punto di partenza per tutto il territorio circostante, essendo al centro di un territorio molto vasto che mette in comunicazione molto facilmente sia con le zone costiere che con l'interno, dove appunto a una distanza di 40 km possiamo raggiungere le coste più importanti della parte occidentale della Sardegna, ma abbiamo anche l'Interland per poter raggiungere per esempio la Regia Nuragica di Barumini, possiamo raggiungere altri siti importanti e quindi siamo in una parte per cui potrebbe essere, San Gavino potrebbe rappresentare il punto di partenza per dei giri turistici, molto degli itinerari turistici molto molto più importanti. Fin dal Medioevo San Gavino Monreale ha avuto una forte vocazione agricola, anche se per alcuni decenni, a partire dagli anni 20 del secolo scorso, si è assistito ad un significativo sviluppo industriale. Ancora oggi è possibile ammirare pregevoli esempi della tipica architettura colonica, grandi abitazioni con ampi cortili ed ingressi ad arco. Una delle tradizionali case padronali oggi ospita il caratteristico e interessante museo Samoba Sarda, che custodisce tra foto, strumenti e manufatti numerose testimonianze della tradizionale cultura contadina rimasta viva fino ai primi decenni del secolo scorso. Questa struttura museale nasce sulla ricostruzione di una vecchia casa padronale che di originale non conserva niente tranne le arcate e la pilastrettura, tutto l'altro è una ricostruzione fedelissima rispetto all'architettura originaria. Era una tipica casa campidanese, quindi costruita interamente in mattone crudo, in lardiri, che però per tutta una serie di ragioni non è stato possibile salvare a tempo giusto e quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è ricostruirla il più fedelmente possibile, dotandola anche di quei servizi e di quelle strutture di sicurezza che possano garantire l'accessibilità agli utenti. L'associazione Samoba Sarda fa un ottimo lavoro perché tiene viva questa struttura. Noi riteniamo che si debba continuare in questa direzione perché è importante che queste cose non vengano abbandonate, perché se l'amministrazione comunale le costruisce è giusto che si trovi qualcuno che poi gli dia vita e le metta in condizione di renderle fruibili ai cittadini. Tra le numerose colture presenti nella zona, la più diffusa e importante è quella dello zafferano. Lo zafferano ripercorre le stesse tappe storiche del paese, sin dal periodo giudicale che si ritrovano tracce documentali della presenza di questa preziosa spezia che era una merce di scambio nell'economia del nostro paese. Fino agli anni scorsi il nostro prodotto era merce di scambio e di baratto con i paesi del circondario, tant'è che un grammo di zafferano veniva scambiato notoriamente con un litro d'olio di gonno sfanadiga e quindi ha rappresentato sempre un prodotto importante per l'economia dei sangavinesi. Era anche quel prodotto che riusciva a far quadrare i bilanci delle famiglie, perché era il prodotto dei poveri, era il prodotto dei servidori, si chiamiamo così, dei servi, dei proprietari terrieri che sfruttavano piccoli appezzamenti di terreno per far quadrare il bilancio familiare. E con l'avvento dell'industrializzazione San Gavino ha perso la sua peculiarità agricola. Nonostante questo non ha mai perso la sua vocazione alla coltivazione dello zafferano, che è sempre stata costante. Non c'è famiglia dove un componente non coltivi questa preziosa spezia.
e dove non si compie ogni anno il rito della raccolta dei fiori, della mondatura, della pulitura, insomma tutto quel complesso di attività che hanno, sono riusciti anche a tenere in piedi il rapporto sociale tra la gente, perché come abbiamo potuto vedere questi giorni sono anche momenti di aggregazione, momenti in cui persone che non si vedono per tutto un anno riescono poi a incontrarsi per svolgere questo rito. Le particolari condizioni climatiche e la peculiare conformazione del territorio rendono questa preziosa spezia non soltanto rinomata, ma anche ricca di preziose proprietà organolettiche. A questa importante coltura si collega una delle manifestazioni principali del comune di San Gavino Monreale, la Fiera Internazionale dello Zafferano, che si svolge ogni anno durante il mese di novembre, attirando migliaia di visitatori e numerosi studiosi. Nel corso dell'evento, che si prolunga per circa 10 giorni, è possibile acquistare la pregiata spezia e assaporare gustosi piatti a base di zafferano. Appuntamento che si ripete tutti gli anni, è molto importante per il nostro paese, che è il maggior produttore di zafferano in Italia, quindi è una peculiarità proprio di San Gavino, quindi per noi diventa molto importante questo appuntamento. Ci sono diverse manifestazioni collaterali anche che sono collegate all'esposizione vera e propria del prodotto.
abbiamo avuto diversi ospiti stranieri. Tra l'altro il nostro zafferano è stato considerato come proprietà organolettiche come il migliore in assoluto rispetto ad altri prodotti di altri territori. Gli studi effettuati dall'Università di Sassari, dall'Università di Agraria, si è stabilito che il prodotto zafferano di San Gavino Monreale è il prodotto che ha le qualità organolettiche in assoluto migliori di tutti gli altri, quelli provenienti da altre località. Altro evento particolare sentito nel comune è il Carnevale Sangavinese, che si ripete da quasi un trentennio. Le settimane che precedono i festeggiamenti impegnano i numerosi artisti della cartapesta nella preparazione di vivaci carri allegorici. I grandi pupazzi di cartapesta, insieme a numerosi figuranti che ballano e cantano in costumi sgargianti, sono i protagonisti di un'allegra sfilata che avvolge le vie del paese in un turbinio di colori e di musica. San Gavino è un territorio che può offrire molto. Lo zafferano è la sua peculiarità, ma tante altre cose poi siamo in grado di offrire. L'invidiabile posizione geografica, le bellezze storiche ed architettoniche, ma anche le rinomate tradizioni culinarie e i numerosi eventi che animano il paese fanno di San Gavino Monreale un luogo unico, tutto da scoprire.